Settimana del Sele d'Oro a Oliveto Citra, dopo gli incontri sulla cultura come risorsa di sviluppo e sulla legalità come condizione prima per progredire, è il momento dell'economia. Economia vista come progetto di sviluppo del territorio, il cosiddetto marketing territoriale, che mira ad attrarre investimenti e imprese. Obiettivo difficile ma necessario. Come realizzarlo? Ne discutono rappresentanti delle due aree impegnate su questo traguardo, l'imprenditoria e la politica. Tutti di fronte alle prospettive ma anche alle difficoltà di un quadro sociale che vive un momento di accentuata sensibilità ed inquietudine. Il territorio è un valore aggiunto. Si parla di marketing territoriale, si parla quindi di una valenza particolare che il territorio esprime in termini di attrattività. In termini di appeal, come fare per rendere un territorio più attrattivo, quali azioni di marketing studiare e mettere a punto. A mio giudizio bisogna partire da quelle che sono le vocazioni originarie di un territorio e su quelle intrecciare anche politiche per la formazione, attività tese all'attrazione di nuovi investimenti. In fondo, in questo microcosmo è stata tentata in passato un'azione piuttosto organica e razionale, proprio sostanzialmente tesa a renderlo più attrattivo. Gli strumenti che abbiamo manovrato negli anni trascorsi, gli enti locali, gli attori sociali del territorio, tendevano proprio a questo, utilizzare le opportunità delle quali in quel momento si disponeva. Si chiamavano patti territoriali, si chiamavano come si chiamano contratto d'area, si tratta cioè di attivare strumenti adeguati, di impegnare risorse proprie degli enti locali, di impegnare lo Stato in prima linea, di intercettare anche i fondi strutturali che l'Unione Europea mette a disposizione. Il Mezzogiorno dovrebbe passare da un vantaggio soltanto territoriale come è quello attuale, cioè una propaggine geografica all'interno del Mediterraneo, ha un vantaggio di tipo diverso, dovrebbe cioè creare le condizioni perché possa attirare i talenti di tutto il mondo, per esempio nel creare una grande scuola a vantaggio del bacino del Mediterraneo, dove possano esserci gli scambi, dove possa ragionarsi di commercio, dove possa ragionarsi di pace e ovviamente anche di affari. Il problema è che bisogna creare le condizioni perché ci sia un vantaggio competitivo unico che ci metta in condizione di essere appetibili agli occhi di tutto il mondo che voglia ragionare e lavorare intorno ai temi che si scelgono essere al centro della nostra attenzione. Non è più possibile essere un territorio che non sceglie con troppe vocazioni e quindi con nessuna. Vedete, l'elemento distintivo da valorizzare di questo territorio sono le energie, le competenze, le intelligenze, la fantasia di migliaia di ragazzi e ragazze che si diplomano e si laureano negli Atenei del Mezzogiorno o del nostro paese complessivamente. Questo è il grande valore aggiunto che ha il Mezzogiorno. Sono le sue competenze, sono le sue energie, sono i suoi valori. Il gruppo Poste Italiane cerca di essere un'azienda di servizi. Un'azienda di servizi che nel corso degli anni è totalmente cambiata e cerca sempre di più di migliorare e di cambiare. Tenendo presente, ecco il motivo anche della partecipazione alla nostra iniziativa, i territori. Anche perché chi meglio dell'ufficio postale, che ne sono 14.000 in tutta Italia, è presente in ogni piccolo paese di montagna, al mare, negli 8.000 comuni italiani, naturalmente con una presenza. Viviamo male, poco serenamente, perché il nostro territorio è devastato dalla presenza della criminalità organizzata, dalla lentezza della burocrazia e dell'affermazione della giustizia, e poi andiamo a far rendere più competitivi altre regioni dove il tasso di occupazione comincia a crescere.
Non esiste un territorio dove c'è occupazione, piena occupazione, che poi abbia una qualità della vita pessima. Non solo dibattiti e incontri al premio Sele d'Oro, ma anche iniziative diverse rivolte ai giovani e ai meno giovani. Oggi, per esempio, ha preso il via il Caffè delle Idee, che si è aperto nella piazza Garibaldi di Oliveto Citra. I giovani possono incontrare esponenti della politica, della cultura, dello spettacolo e discorrere con loro dei temi più attuali del momento. Il Caffè delle Idee e i Giovani, a cui abbiamo partecipato questo pomeriggio, ha fatto emergere tante cose interessanti. Quella che mi ha colpito di più è che anche in questa parte del paese, del Mezzogiorno, vengono avanti delle proposte per costruire delle nuove imprese che si muovono nell'ambito dello sviluppo sostenibile e che danno occupazione e anche garanzia di stabilità a questa parte del paese. Nel passato questo tipo di imprenditorialità era meno presente e questo rivela che c'è una forte spinta da parte dei giovani a restare, ma facendo impresa. Poi, negli stand che fanno parte della struttura complessiva del Palasele, Exempla, territori in mostra, un percorso espositivo sulle emergenze e le eccellenze del territorio del Sele Tanagro. Vediamo di che si tratta. Sviluppo Sele Tanagro S.p.A. è una società mista, è il soggetto responsabile del patto territoriale. Ha ritenuto esporre, diciamo, attraverso tre stand il prodotto delle nostre aziende, le aziende che il patto territoriale ha finanziato, in particolare nel settore del turismo, dell'agricoltura e delle attività produttive. E quindi il nostro stand rappresenta proprio queste aziende con i loro depliant, con le fotografie delle aziende. In primo piano l'industria termale, la recettività del territorio, i prodotti tipici, l'agricoltura, i prodotti dell'agricoltura, soprattutto legata alla dieta mediterranea, il vino, l'olio e anche le attività produttive. Noi abbiamo su questo territorio un ottimo manifatturiero e anche delle attività a alto contenuto tecnologico. Tocca confessarlo, pizza e mandolino continuano ad imperversare. Il piatto più tipico della tradizione napoletana e lo strumento principe della posteggia si ritrovano infatti a braccetto, dentro ogni più scontato luogo comune sul mezzogiorno e sui meridionali. Al contrario, a sentir parlare di fabbriche, di capannoni, scatta automatico il collegamento con le aree del nord, ricco e industrializzato, un'area forte, dotata di forza produttiva e di capacità di attrazione degli investimenti. Ma le cose non stanno così, o almeno non del tutto. La buona pizza la si trova ormai dappertutto. Il mandolino, riscoperto di recente anche da Paul McCartney, si impone come base melodica di tanta ottima musica etnica, suonata da artisti di ogni parte d'Europa. E soprattutto il binomio sud-industria non appare più solo una contraddizione in termini. Questo altro sud, efficiente e attrattivo, ha in Oliveto Citra uno dei suoi tanti laboratori, un territorio a vocazione tradizionalmente agricola, al quale il dopo terremoto ha portato in dote una moderna area industriale, trasformatasi in breve in un triste agglomerato di capannoni vuoti. La svolta arriva con il contratto d'area, che permette alla zona di ritornare ad essere economicamente vitale. Negli stabilimenti abbandonati si insediano nuove aziende, portando lavoro per centinaia di persone. Tra i beneficiari del contratto d'area anche la Silaro SRL, che produce conserve di pomodoro dentro i capannoni un tempo assegnate a un'impresa del nord presto fallita. Nel laboratorio Oliveto non mancano poi le imprese ad alto contenuto di innovazione. Prima fra tutte Artes Ingegneria, azienda che fa capo al gruppo Bono, leader di settore nella produzione di tecnologie per il trattamento del ciclo delle acque. Realtà industriale intelligente che ha la sua forza nella ricerca e nella sperimentazione.
e la voglia di fare pare aver contagiato anche i giovani olivetani, come i promotori di BMR Meccanica, che dopo 10 anni di lavoro al nord hanno deciso di tornare ad Oliveto, dando vita a un'impresa che oggi è fornitrice delle aziende di cui in passato essi stessi erano stati dipendenti. Insomma, sul piano produttivo Oliveto Citra ha saputo affermare una sua identità forte e definita. E pazienza, per chi non riesce proprio a scindere il binomio Sud-Pizza, in questa zona potrà pur sempre trovarne di ottime. Gli appuntamenti con i seminari del Premio Sele d'Oro. Martedì 11 settembre alle 18.30 presso il Palasele, secondo incontro dal tema Fondi Europei 2007-2013 e Agenzie di Sviluppo. Intervengono Francesco Boccia, capo del Dipartimento per lo Sviluppo e delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio. Sabina De Luca, direttore del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali del Ministero dello Sviluppo Economico. Marco Di Lello, assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania. Romano Benini, trasmissione televisiva Rai 3 Occupati. Massimo Lo Cicero, economista. Andrea Losco, parlamentare europeo. Massimo Cariello, assessore alle politiche del lavoro della provincia di Salerno. Saranno presenti il presidente di Sviluppo Seletanagro S.P.A., Gerardo Malpede, e i sindaci del territorio, con le rappresentanze imprenditoriali e sindacali. Vi ricordo inoltre alle 17 l'appuntamento quotidiano con il Caffè delle Idee in Piazza Garibaldi. Sarà possibile anche ammirare gli stand di Exempla, il territorio in mostra. Continuano gli appuntamenti con il Festival Teatrale Nazionale. Martedì 11 settembre la compagnia Costellazione di Formia in Don Giovanni. La Don Giovanni di Molière, regia di Roberta Costantini. Come sempre, arrivederci dal Sele d'Oro, appuntamento a domani.